Allora, ciao a tutti, di nuovo ciao a te che stai guardando questo video. Io qui ancora con i cartoncini lucidi colorati della Bindacote forniti dalla stamperia Rimini. Allora, questo è un altro piccolo paint improvvisato, come la maggior parte dei miei lavori. Di solito io mi siedo lì e improvviso al momento quello che faccio, quindi poi lo vado sviluppando man mano, facendomi venire delle idee nel corso della pittura. Qui per il momento ho cominciato a creare un pianeta e con un cielo azzurro, un poco più scuro nella parte superiore e più chiaro nella parte inferiore, così da poter dare una profondità al cielo. E così, come vedete, nel pianeta o sole o quello che volete che sia, è un po' più scuro sotto e un po' più chiaro sopra, in modo da dargli una certa sfericità. Adesso ho con la carta realizzato delle montagne. Con la spatola mi posso togliere un poco di vernice di dove la ritengo opportuno. Allora, da quest'altra parte anche vi asporto un poco di vernice e anche nella montagna centrale. La musica di sottofondo, vi ricordo che è dell'artista, le opere dell'artista Pierre La Sorsa, trovate il suo nome nella descrizione del video. Vi voglio approfittare anche per invitarvi ad iscrivervi al canale se siete su YouTube, e se invece siete su Facebook di dargli mi piace alla pagina. Così vi iscrivete anche alla pagina dove pubblico periodicamente i miei lavori. Adesso sto realizzando degli alberelli e così, prendendo, io non uso i pennelli, quindi uso carta, cartoncini, spatole. Questi alberi me li sto facendo con un cartoncino e così, improvvisando, sto seguendo, non so ancora come andrà a finire, quale sarà il risultato finale di questo paint, e come vedete al momento ancora faccio un'altra base rocciosa, così da creare ancora un ulteriore livello di profondità. Ecco, così digitando la carta, facendo più o meno pressione, si ottengono questi effetti che poi si possono far risaltare di più passandoci la spatolina, facendo quelle linee bianche su quelle rocce. Adesso viene la parte più emozionante, perché sto decidendo al momento cosa fare, quindi diciamo facendomi guidare un po' dall'istinto. Così ho creato questi effetti di colore, il verde, il giallo, il violetto, il verde,
e un poco di nero. Ed ecco qua il primo alberello al centro di questo spazio un po' indefinito. Può sembrare diverse cose a seconda della fantasia personale. E adesso un albero più grande. Il primo piano, così vediamo una profondità maggiore. Ecco, facendo adesso sempre con la spatola, togliendo la vernice, i rami dell'albero, così via via i rametti sempre più piccoli. Io vi racconto così lo sviluppo di questo paint. Così da farvi capire un poco il mio pensiero e il modo di lavorare, in modo che anche te che stai guardando possa riuscire a realizzare quello che ti viene a te in mente di realizzare. Io ho voluto fare in questo paint, vedete, questi due alberi grandi e che ognuno di loro, come vedete, accarezzano praticamente il pianeta al centro, o sole, come volete che sia, come volete interpretarlo, così lo accarezzano quasi come a baciarlo, come a sostenerlo, in un certo senso. Qui ecco, le faccio le radici, un poco di pietre. E un poco di cespugli. Allora, naturalmente, secondo la mia interpretazione, il soggetto principale di questo paint è quell'alberello, quello che è al centro. E come se tutto il resto girasse intorno, stesse proprio per far esaltare quell'alberello che sta lì al centro, che simbolicamente potrebbe anche riferirsi a tante altre cose, come l'albero principale, l'albero della vita, come il frutto della vita, il frutto del seme, come il figlio, la figlia, gli alberi grandi potrebbero essere i genitori, quindi risaltare l'amore dei genitori, quindi mettendo al centro il frutto dell'amore. Le interpretazioni effettivamente possono essere molteplici o addirittura infinite, spesso dipende dall'osservatore,
ciò che il quadro possa rappresentare. Quindi ecco, gli faccio in alcuni punti lo risalto con questa luce bianca, sempre con lo scopo di far risaltare di più il soggetto, tutto il paint in generale. Gli metto anche un po' di trasparente per dargli più lucentezza. Adesso lo firmo, Mauro Sposito 2020, e adesso ve lo voglio far vedere da un poco più vicino, perché c'erano anche dei riflessi di luce, ecco qui si vede meglio in effetti. Ma io questa volta sono rimasto abbastanza soddisfatto, e quindi non mi lamento. Questo paint, essendo improvvisato, senza pensare a priori cosa avrei fatto, lo stato d'animo del momento mi ha offerto questo. Io vi ringrazio, ti ringrazio per essere qui, per aver guardato il video. Ti invito a lasciarmi un commento, a mettermi un mi piace, condividilo con i tuoi amici, soprattutto iscriviti al canale. E ti saluto, ti auguro una buona giornata, una buona serata, e arrivederci al prossimo video Paint. Ciao.